Dottoressa? 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 A Milano si è aperta una battaglia legale, a Taranto i forni sono, c'è l'avvio dello spedimento. Cosa chiederete oggi all'azienda e al governo? All'azienda chiederemo di ritirare quello che ha deciso, totalmente inaccettabile. Avviare lo spegnimento vuol dire pensare di chiudere definitivamente quell'azienda. Gli impianti vanno salvaguardati, del resto loro hanno preso in affitto un'azienda e non possono che riconsegnarla se decidono di andarsene com'era, in affitto, non mettendo a rischio il tutto. Secondariamente per noi è del tutto illegittimo ciò che stanno facendo. C'è un accordo e quell'accordo va fatto rispettare in tutte le sue parti e da lì non indietreggiamo, e quindi credo che ha fatto bene la Procura di Milano a fare quello che ha fatto, come i commissari a ricorrere, ma a questo punto Mittal oggi deve fare prevalere, se ancora ce n'ha un po', la responsabilità, perché il nostro paese non può accettare di perdere l'industria dell'acciaio. Appellate alla responsabilità dell'azienda. L'azienda ha comunicato al prefetto e governo lo stop dell'impianto. Cioè, oggi che senso ha questo incontro? No, questo incontro ha tutto il senso di questo mondo, perché noi, intanto è la prima volta che noi discutiamo con l'azienda. E quindi come firmatari di un accordo, noi siamo firmatari di un accordo, quell'accordo va fatto rispettare. E questo è il punto per il governo, ma è il punto anche per il nostro paese. Se il nostro paese accetta che le multinazionali possono venire qui, fare gli accordi con i sindacati e con i governi, addirittura accordi approvati al 90% dai lavoratori, poi pensano di poter non rispettare le leggi e i contratti, c'è qualcosa che non funziona. Non è un problema solo verso i lavoratori di Taranto, verso i sindacati, è una questione di responsabilità verso il nostro paese. Noi siamo responsabili. Mittal, se continua con un atteggiamento di questo genere, sta dimostrando un'irresponsabilità totale che noi non possiamo permettere. E noi non siamo neanche disponibili a cessare gli impianti.